martedì avrò un incontro approfondito con il presidente Gianni per decidere cosa fare, perché è giusto lavorare insieme, individuare provvedimenti comuni. Altre 24 ore di tempo per capire l'andamento del contagio e prendere eventualmente ulteriori provvedimenti per evitare di farsi travolgere dalla terza ondata. Il sindaco Dario Nardella e il governatore Eugenio Giani si vedranno martedì. I dati della città capoluogo sono ancora buoni. L'incidenza dei casi ogni 100.000 abitanti è ancora lontana dal limite di 250. Sono da zona rossa, invece, i numeri di buona parte dei comuni dell'Interland fiorentino. Scandicci, Calenzano e soprattutto la Strassigna, che ha un'incidenza di 368 casi ogni 100.000 abitanti. Abbiamo un'altra settimana di arancione, ma dobbiamo fare in modo che di arrivare a Pasqua ben attrezzati e organizzati, alleviando al massimo la pressione sugli ospedali, perché gli ospedali fiorentini sono già da settimane sotto pressione per aver accolto molti pazienti provenienti dalle altre province. Quindi i nostri ospedali sono molto molto sotto pressione. Se a questo aggiungiamo anche i positivi della città di Firenze, è ovvio che andiamo veramente in una situazione di forte criticità. Intanto l'intera regione continua a viaggiare sul filo. Se il monitoraggio del Comitato Tecnico Scientifico del Governo fosse stato fatto con i dati aggiornati a sabato invece che a quelli di giovedì, la Toscana, da questo lunedì, sarebbe entrata in zona rossa.